Allora, prima domanda, che cos'è startup business? Startup Business è una community, realtà che raccoglie i protagonisti di quello che è l'ecosistema dell'innovazione che si fa impresa, vale a dire le startup, vale a dire gli investitori, vale a dire gli incubatori, le imprese, alcune università, alcune istituzioni. Conto oggi circa 2500 iscritti. Persone su Startup Business si scambiano informazioni, eventi, risorse, opportunità, richieste, esperienze, eccetera. In più, Startup Business è anche una piattaforma che serve per rendere disponibile ai membri di Startup Business servizi o opportunità anche erogate da terzi. Per esempio, il partner principale di Startup Business al momento è Intesa San Paolo con la Startup Initiative. Però recentemente abbiamo anche chiuso un accordo con Asso Lombarda, abbiamo anche altre attività con altri partner come la Blancavo di Milano, come K-Secure PC che sarà annunciato lunedì prossimo. Insomma, in più le startup tramite Startup Business possono erogare alcuni servizi a condizioni particolari per i membri di Startup Business. Lo stesso vale per gli organizzatori di eventi. Fanno partnership con Startup Business e offrono ai membri di Startup Business condizioni particolari per partecipare a questi eventi. Queste sono, diciamo, le attività principali. Poi funziona un po' come un social network, no? È un business network per cui poi si creano anche cose che non vengono previste dal punto di vista di pianificazione, perché poi la gente usa il network per fare attività di vario genere. Chiarissimo, quali sono quindi ad oggi i consigli che daresti a chi vuole aprire una startup di fatto? Ma chi vuole aprire una startup, intanto, vabbè, un buon consiglio è quello di iscriversi a Startup Business, naturalmente. Ma bisogna avere l'idea, ma l'idea da sola non basta, bisogna avere le competenze per realizzare questa idea, probabilmente avere già un embrione di squadra e di team capaci di realizzare questa idea. Bisogna avere un po' di competenze anche di gestione di impresa. E poi cercare di raccontare questa idea in modo che possa interessare potenziali investitori o partner, insomma, possa farsi conoscere, eccetera. Insomma, uno per esempio degli errori che molti che hanno idee fanno è quello di aver paura di raccontare la propria idea. Questo è assolutamente inutile in realtà, perché intanto il miglior modo per difendere un'idea è farla, per cui questo significa che oltre all'idea devi avere le competenze, gli skill per realizzarla. Ma poi è anche importante che questa idea sia no a chi può aiutarti a realizzarla, come investitori, come altre aziende, come organizzazioni, eccetera. Quindi arrivando a parlare di investitori, per quanto riguarda i finanziamenti, quali sono le strade che si possono percorrere per chi appunto si affaccia per la prima volta a questo mondo? Le strade che si possono percorrere sono quella di fare conoscere la propria idea, il proprio business plan possibilmente, perché se c'è il business plan, quindi quel documento che illustra non solo l'idea, ma anche i numeri e l'impatto di mercato che si prevede per questa idea, e di farle conoscere ai potenziali investitori in capitali di rischio, business angels, venture capital, eccetera. Questa è un'operazione che si fa attraverso diversi canali. Per esempio, su Startup Business pubblichiamo regolarmente tutte le cosiddette business plan competition, cioè quelle occasioni in cui le startup vengono chiamate a presentare di fronte a una platea di investitori reali le loro idee. Queste presentazioni si chiamano pitching session, sono presentazioni di solito piuttosto brevi, nelle quali il
lo startupper illustra la sua idea, arricchita, dicevo, appunto con quelle informazioni relative al team, al mercato potenziale, ai numeri, alle previsioni di crescita, eccetera, e queste sono per esempio occasioni di farsi vedere alla comunità degli investitori. Molti investitori hanno siti nei quali si possono inviare, questi sono un altro canale con il quale si può rendere nota la propria idea alla comunità degli investitori. Startup Business stesso organizza degli eventi, uno è lo speed dating che facciamo dentro a percorsi di innovazione nell'area delle startup dentro lo SMAO, che sarà il prossimo ottobre. Quello è un esempio, però per esempio adesso se vai su Startup Business ci sono opportunità legate a un evento che si chiama Startup Week in Austria, c'è il nuovo bando di 10to6 dell'Aquila, c'è lo springboard di UKTI, che è una roba organizzata dal consolato, dal braccio economico del consolato britannico in Italia. Insomma, ci sono moltissime occasioni di questo tipo. In più, presto, non faccio ancora nomi, però insomma state sintonizzati, perché a breve, a brevissimo, sarà annunciata anche una partnership di Startup Business con una nuova piattaforma di crowdfunding che sta debuttando proprio in questi giorni. Chiaro, quindi quali sono le prospettive future di Startup Business? In quale direzione andrà crescendo? Startup Business sta andando in direzione, intanto stiamo lavorando per sviluppare componenti, diciamo, tecnologiche del sito e nuove sezioni che renderanno ancora più completa la, diciamo, offerta informativa e le possibilità di relazione. Dopodiché Startup Business prosegue sulla strada del consolidamento di accordi con organizzazioni, ho citato Intesa San Paolo, ho citato Asso Lombarda, posso citare il commercio, ci sono anche alcune aziende, insomma, perché quello che sta succedendo è che organizzazioni di varia natura, quindi da banche, da associazioni di categoria, da imprese, si stanno sempre più rendendo conto che nell'ecosistema delle startup innovative c'è del valore, e alcune di queste organizzazioni, molte di queste organizzazioni, non hanno ancora sviluppato una capacità diretta di approcciare questo mondo, per cui chiedo allo Startup Business di aiutarle in questo senso. Quindi questo è uno dei canali di sviluppo. Un altro canale di sviluppo è quello di tipo internazionale. Stiamo lavorando ad attività sia sia nell'area del Mediterraneo, anche qui avremo presto, diciamo da qui alla fine dell'anno, alcune novità in tal senso, perché crediamo che l'area del Mediterraneo sia un'area molto ricca di promesse, molto promettente, con grandi opportunità. Startup Business inoltre continuerà a lavorare anche con altri partner, per esempio sicuramente due sono la rivista Innovazione che io stesso dirigo, e l'area Startup di SMAU che si chiama Percorso Innovazione, che io stesso organizzo, e questi sono i due, diciamo, partner principali dal punto di vista del lato, diciamo, più di azione la rivista e il lato di organizzazione eventi Percorso Innovazione. Però insomma Startup Business già l'anno scorso aveva organizzato due eventi con lo Startup Weekend, abbiamo appunto adesso questo accordo con questa organizzazione austriaca per fare altri eventi di respiro europeo, sempre legati al mondo delle startup. Vorrei sottolineare una cosa: le startup della galassia, diciamo, di Startup Business e non sono solo quelle legate al mondo web o ICT, che è molto importante, fondamentale, ma ci sono anche quelle di altri settori tecnologici, come per esempio le biotecnologie, le nanotecnologie, le energie alternative, l'aerospazio, la robotica, i nuovi materiali. Per cui startup innovative sì,
però innovative nei settori diversi, quindi non solo WebGT, che resta un aspetto importante, ma cerchiamo di dare opportunità e spazio anche a tutte le altre che rappresentano grande valore, grande opportunità per il futuro dell'economia del paese. Mi puoi dire soltanto due parole su come è nato Startup Business? Sì, volentieri. Startup Business è nato alla fine del 2008 come progetto che è stato presentato alla Marcio di Milano, che ha una sorta di programma che si chiama Search and Develop, che tutti gli anni individua alcune iniziative innovative a supporto dello sviluppo delle imprese innovative. E nel 2008 appunto Startup Business presentammo qui il progetto di Startup Business, e Camera di Commercio lo selezionò, Camera di Commercio di Milano, lo selezionò come progetto da sostenere. Quindi è stato fatto grazie appunto a questo importantissimo sostegno della Camera di Commercio di Milano, che ci ha permesso di sviluppare la piattaforma, diciamo, nel primo anno, un poco più. Poi dall'inizio del 2010 Startup Business è diventato una società a tutti gli effetti, un SRL. Chiaro, a questo punto c'è qualche cosa, qualche ulteriore consiglio che vorrebbe dare a chi comincia ad usare Startup Business? Ma sì, di esplorarlo in tutte le sue funzioni che si è iscritti. Bisogna sottolineare che l'iscrizione è soggetta ad approvazione, per cui uno fa una domanda di iscrizione e poi viene approvato. Questo perché desideriamo appunto puntare molto sulla qualità della community più che sui numeri degli iscritti. Quindi una cosa sicuramente è quello di esplorarne tutte le varie funzionalità, dalle aree più diciamo immediate, che sono quella del blog o quella delle news. L'area news, tra l'altro, è l'area pubblica, cioè consultabile anche da chi non è membro di Startup Business, ma soprattutto di utilizzarlo spesso, di tornarci spesso, perché abbiamo notizie e opportunità che pubblichiamo regolarmente, per cui è importante che venga utilizzato spesso. Adesso appunto stiamo inoltre implementando una serie di nuove funzionalità tecnologiche che, insomma, da qui alla fine dell'anno saranno rese pubbliche, che faciliteranno ulteriormente questo tipo di fruizione. Startup Business inoltre ha una sua newsletter che viene inviata a tutti i membri, poi indichiamo quali sono le cose principali che sono state pubblicate sul network in un determinato periodo, però diciamo che è importante seguire il network, anche perché gli utenti stessi poi pubblicano a loro volta idee, opportunità, richieste. C'è un'area annunci, c'è la vetrina delle startup, c'è l'area multimediale, insomma, ci sono una serie di attività. In più, da qualche mese abbiamo anche realizzato un wiki, quello che una volta era il wiki di Startup Cloud, oggi è diventato il wiki di Startup Business. Il wiki, anche lì molto spazio, lo spazio è dedicato non solo alle startup web come era in origine, ma anche a quelle di altri settori, per cui anche quello sta crescendo ed è un altro strumento importante, insomma una vetrina anche quella che raccoglie le principali obiettivi startup innovative italiane, e quello è pubblico, cioè quello è consultabile da chiunque. Va benissimo, grazie infinite, è stato A te. prezioso e alla prossima a questo punto. D'accordo, grazie a te, a tutti, anche i tuoi lettori, ascoltatori, visitatori. Grazie infinite, ciao! Ciao, a presto.